see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Cari amici, ben ritrovati. In questa puntata incontriamo l'ingegner Paolo Stanzani, protagonista degli incontri culturali organizzati dall'ASI alla Fiera di Padova. I motociclisti italiani sono stati più numerosi al FIVA World Rally nel Principato di Andorra sui Pirenei. Ritorniamo alla Fiera di Padova e, girando tra gli stand dei club, abbiamo visto modelli e iniziative di notevole spessore culturale. Con il raduno Gli Storici del Trasporto, organizzato a Sala Baganza e Berceto, la Food Valley della provincia di Parma ha ospitato camion e pullman d'epoca. Ci ha lasciato Claudio Sintich, detto l'inglese, per la sua grande passione verso il motociclismo anglosassone, a cui ha dedicato un secondo libro presentato al Classic Show di Stafford e pubblicato in Inghilterra. Questo e altro ancora con Epoca che Storia. Per gli appassionati di motori, il nome dell'ingegner Paolo Stanzani non è sicuramente sconosciuto. Basta ricordare i suoi tanti anni di progettazione alla Lamborghini, quindi il tentativo di rinascita del marchio Bugatti e l'esperienza in Formula 1. Momenti professionali e di vita che sono gli ingredienti del libro scritto da Vittorio Falzoni Gallerani, edito dalla libreria dell'ASI, intitolato Paolo Stanzani, genio e svogolatezza. Ma se il racconto del libro è affascinante e ci consente di avere un quadro ben preciso sulla storia dell'uomo, del tecnico, delle aziende, dei colleghi e dell'intero settore dove ha lavorato, sentire questa storia e seguirne il percorso direttamente dalle parole del suo protagonista assume un significato ancora più profondo ed interessante, soprattutto quando si intreccia con quello della Lamborghini. È quanto si è verificato allo stand dell'Automotoclub Storico Italiano ad Auto e Moto d'Epoca alla Fiera di Padova, dove l'ingegner Stanzani, intervistato dal collega Danilo Castellarin nell'ambito dell'iniziativa Quattro Chiacchiere all'ASI con, ha raccontato la storia della Lamborghini, del suo rapporto con Ferruccio, il fondatore dell'azienda automobilistica omonima, e quella della Miura, sicuramente la macchina più famosa prodotta nello stabilimento di Sant'Agata. Alla fine di questo incontro, quattro chiacchiere per conoscerlo meglio, le abbiamo fatte anche noi. Quando inizia a progettare? Inizio a 16 anni e faccio un brevetto. Faccio un brevetto di un bollitore del latte, dove il latte non va di fuori. E vendo il brevetto a un'azienda, ricordo la ditta si chiamava Fanucchi, e gli vendo questo brevetto con il ricavato, mi compro un Laverda 75. Non avevo 18 anni, quindi il contratto lo viene a firmare mia madre. E anche il libretto, che la moto ce l'ho ancora, il libretto ce l'ho ancora, è intestata a mia madre perché io ero minorenne. E quindi quello è il mio primo progetto. Poi faccio un'altra cosa, prima che lo facciano qualcun altro, faccio un dispositivo perché in curva i fari delle macchine seguono la curva e non vadano dritto. Il mio era molto semplice, era fatto con dei cavi della bicicletta, dei freni, e quindi con delle molle di contrasto sul faro che ruotava. Lo passai alla Fiat, non lo vollero niente, anni dopo venne fuori la Citroën. Dopodiché entro in Lamborghini, e in Lamborghini c'era praticamente molto da rifare, perché il motore, era un motore valido, realizzato da Bizzarrini, non era un motore adatto per l'uso stradale, e quindi c'era da rivederlo tutto, cominciando dalla distribuzione, dall'alimentazione, il fatto che era un coppa secco invece doveva essere un coppa umido, perché eccetera, ridisegnare le bielle, perché Bizzarrini, siccome che aveva un contratto con Lamborghini, che Lamborghini gli chiese, deve essere un 3.500, deve avere 350 cavalli, se no io non ti do niente. Lui può di tirar fuori. Fece un motore da Formula 1 praticamente, sotto i 4.000 giri non aveva niente, e quindi. E lì, proprio il primo giorno, mi ricordo il primo giorno, presi a mano la biella, dovevo rifare la biella, perché la biella di un Formula 1 di solito era ricavata del pieno, perché aveva le nervature, diciamo, del piano della biella,
perché era logico così da un punto di vista della resistenza, mentre non si riuscivano a stampare fatti in quel modo, perché se noi dovevamo andare in produzione avevamo bisogno di stampare il grezzo della biella e quindi le costole dovevano essere dall'altra parte. Quindi ridisegnai la biella, poi pian piano ridisegnai il motore, ridisegnai gli assi a cam. Questo fu il mio primo lavoro, primi mesi in Lamborghini. Lei è famoso per aver progettato macchine di grande prestigio, ma non ha mai lavorato sulle utilitarie? No, mai. È stato il mio cruccio. Io avrei preferito lavorare sulle utilitarie, anzi ho così nei miei scarabocchi molti studi di utilitarie, proprio pensando che l'utilitaria non deve essere concepita come una vettura normale in piccolo, ma proprio con degli schemi meccanici completamente diversi che attutiscono i costi e veramente si riesca a fare una macchina economica e nello stesso tempo atta a quello che deve essere un'utilitaria. A parte questo, ha qualche rimpianto? No, perché direi che ho passato la vita lavorando molto ma divertendomi. E quindi non ho nessun rimpianto per questo, perché diciamo che ho giocato tutta la vita, mi sono divertito tutta la vita. E allora, per chi non ha potuto seguire il dibattito di Padova, ma vuol conoscere con che cosa si è divertito l'ingegner Paolo Stanzani, non resta che andarsi a leggere il libro delle edizioni ASI o aspettare il prossimo convegno in cui sarà protagonista. Il Principato di Andorra e i Pirenei sono stati la meta dell'edizione 2015 del FIVA World Rally Motorcycle, il principale appuntamento turistico-culturale per gli appassionati di motociclismo storico organizzato ogni anno dalla Federazione Internazionale dei Veicoli Anciens. La distanza dall'Italia e il lungo tratto di strada ad alta montagna da affrontare per arrivare nel piccolo stato tra Francia e Spagna non hanno scoraggiato i nostri collezionisti. In virtù della partecipazione di ben 20 soci dell'Automoto Club Storico Italiano in rappresentanza dei vari club federati, il nostro è risultato essere il gruppo più numeroso. Ne hanno fatto parte anche il vicepresidente dell'ASI, Aria Razzori, e Palmino Poli, presidente della Commissione Manifestazione Moto, ruolo che ricopre anche in seno alla stessa FIVA. Così come non ci si deve dimenticare di quello che potremmo chiamare una sorta di primato stabilito da Secondo Tessitore, che ha preso parte alla manifestazione con il piccolo Dem Condor di soli 50 cm cubici di cilindrata, senza per questo accusare alcun problema. Dopo la cena di benvenuto, a cui hanno partecipato anche Patrick Rollet, presidente della FIVA, che assieme a Palmino Poli e i responsabili della manifestazione di Andorra hanno accolto i partecipanti, il rally è entrato nel vivo. Le escursioni turistiche hanno consentito di ammirare scenari che per bellezza e maestosità non hanno nulla da invidiare alle Alpi. La ridotta estensione di Andorra ha portato la colonna delle moto, suddivise in piccoli gruppi in funzione dell'età e della tipologia, spesso a sconfinare sul versante francese o su quello spagnolo, ma senza per questo modificare la bellezza e il piacere della guida. Assieme a questo non possono passare in secondo piano altri aspetti altrettanto importanti del rally, ad iniziare dallo spirito di aggregazione esaltato nelle pause serali, dal suono della fisarmonica e dalle canzoni eseguite da Angelo Pallotelli, che ha rivelato insospettabili capacità musicali e canore, così come non si devono trascurare le varie occasioni culturali offerte ai partecipanti. In ambito puramente motoristico ci sono state la visita al Museo delle Moto, che offre un'ottima varietà di modelli esposti e prende il nome dalla chiesa limitrofa di San Joan de Caselles a Canillo, e poi, sempre nel territorio del Principato, il Museo dell'Automobile di Encamp, una struttura su 5 piani con modelli che testimoniano le varie epoche e tipologie della produzione mondiale. In entrambi i musei molti dei veicoli esposti appartenevano ad abitanti di Andorra, a conferma dell'interesse di cui gode il motorismo in questa zona. In ambito territoriale, invece, si devono ricordare il Museo Casa de Arenis Plancolit, che offre l'esempio di un'abitazione patrizia nel Principato, e a metà, tra l'emozione del brivido e lo stretto contatto con la natura, c'è stato il giro sul Trobotronic a Naturlandia, il parco tematico di Saint-Julien de Loria, dove si percorre un tratto di circa 5 km tra saliscendi nei boschi a bordo di una sorta di ferrovia carrello sullo stile delle montagne russe.
I molti club presenti ad Auto e Moto d'Epoca alla Fiera di Padova hanno svolto soprattutto attività culturale, oltre ad approfittare della grande partecipazione di appassionati per promuovere le loro iniziative. Parlare di cultura in un simile ambito significa offrire ai visitatori la possibilità di vedere modelli poco diffusi, magari di aziende ormai scomparse dal mercato, o versioni speciali quasi sconosciute che non figurano più nei musei o nelle collezioni delle stesse case costruttrici. Un paio di rarità della gamma Citroën DS le ha offerte il Camer, club automoto d'epoca reggiano, che come ci dice il suo presidente Gianni Marchetti. Sono due modelli che qui a Padova non sono mai stati, due modelli prodotti dalla carrozzeria di Chapron. Li abbiamo presentati per due motivi, uno perché quest'anno sono i 60 anni dell'anniversario della Citroën DS e il secondo perché abbiamo in previsione a Reggio Emilia durante la mostra scambio del 2-3 aprile 2016 di aprire un nuovo settore coperto riservato alle autovetture, quindi circa 5.000 metri quadrati riservati alle autovetture. Questo scioglie ogni dubbio sullo svolgimento della prossima mostra scambio di Reggio Emilia. La mostra scambio per il 2016 è confermata a Reggio Emilia. Poi dopo i problemi che l'ente fiera può avere, quelli si risolveranno, speriamo, nel più breve tempo possibile. Per completare quanto detto da Marchetti, ricordiamo brevemente le due auto assemblate da Henri Chapron, il carrozziere francese che ha collaborato a lungo con la Citroën. La coupé Le Mans, nome che le deriva da quello del Lago di Ginevra, dove è stata presentata al Salone del 1966, è sulla base della DS21 ed è stata costruita in soli 24 esemplari. L'altra è la KD, una cabriolet 2x2 con la meccanica della DS19, che dal 1961 al 1968 è stata prodotta in 32 esemplari. Entrambe hanno la carrozzeria con due sole portiere. Alcuni modelli altrettanto esclusivi, il Camer li ha esposti anche tra le moto, con il Capriolo 150 bicilindrico boxer, ammirato anche da Franco Nardelli, presidente dell'omonimo registro storico, e in particolare tra gli scooter, con le Vespe, 6 giorni, Port e GS. La duplice proposta auto e moto con veicoli inconsueti è stata portata avanti anche dalla Crame, club romagnolo auto e moto d'epoca, che ha esposto la BMW Isetta e il Sidecar Scott del 1915 a due tempi con raffreddamento ad acqua. Per il sodalizio di Imola, il 2016 è l'anno dei grandi appuntamenti, ad iniziare dalla celebrazione del 50° anniversario della fondazione, i 40 anni della mostra scambio di Imola e i 90 del circuito dei Tremonti, competizione motociclistica a cui aveva preso parte anche Checco Costa. La scelta di esporre auto e moto dei soci è una delle peculiarità dei molti club federati ASI, Auto Moto Club Storico Italiano. L'associazione Auto e Moto d'Epoca Sardegna di Cagliari, anche questa volta, non ha voluto mancare all'appuntamento di Padova e ha proposto una rara Lancia Aprilia trasformabile con carrozzeria stabilimenti Farina di Torino del 1938 e due moto, la Sterzi 125 e la DKV 175 RT, entrambe con motore a due tempi. L'abbinamento tra una Lancia di grande spessore tecnico e stilistico e una moto altrettanto rara e ricercata lo ritroviamo anche allo stand del Club Serenissimo Storico, con la 3000 8 cilindri Astura del 1937 affiancata da una Moto Guzzi GT16 a telaio elastico posteriore. E una Lancia molto esclusiva, la Beta 20 HP del 1911, è stata esposta allo stand del Museo Nicolis di Villafranca di Verona. La prima Lancia Beta, nome che verrà ripreso anche negli anni 70, è una 4 cilindri di poco più di 3100 cm3 di cilindrata ed è stata costruita in 150 esemplari. Il CAMEP, club automoto d'epoca perugino, ha promosso gli appuntamenti della prossima stagione e della Coppa della Perugina in particolare, esponendo una rara Aston Martin DB2 Vantage del 1953. Una 2006 6 cilindri con carrozzeria in lega leggera che nella versione coupé è stata costruita in poco più di 300 esemplari. Per rimanere sulle macchine inglesi, ma tra i club di marca, quello della MG ha catalizzato le attenzioni sulle varie versioni del modello A, spaziando dalla Roadster 1500 del 1959, che è stata prodotta in oltre 52.000 esemplari, alla ben più rara 1006 Twin Cam, che è stata costruita in 1788 esemplari. Quello esposto è in livrea Le Mans con motore da 108 cavalli e 4 freni a disco Dunlop. È una macchina in grado di raggiungere la velocità massima di 182 km all'ora.
registro storico Jaguar, accanto alle versioni roadster e coupé della XK120, veniva proposto anche l'abbigliamento dedicato realizzato dalla Stelli di Milano, una linea in grado di soddisfare le esigenze di eleganza e di comfort per ogni appassionato di vetture d'epoca e non solo. Una grande varietà che ha spaziato dalle moto degli anni 20 sino alla Raw 80, l'auto che ha segnato la fine del marchio, lo ha proposto il registro storico NSU, una delle maggiori aziende motoristiche del passato e per lungo tempo la maggior produttrice di motociclette al mondo. E per chiudere il discorso sull'importanza di quelli che per la loro popolarità e diffusione troppo spesso non godono della considerazione che meriterebbero, si devono ricordare gli stand del registro storico Bianchina, che ha esposto una cabriolet del 1967 nel simpatico allestimento nuziale e una trasformabile del 1959, mentre al Topolino Auto Club Italia lo stand ha offerto l'occasione per presentare l'iniziativa di celebrazione dell'80° anniversario della Fiat Topolino, con una conferenza stampa a cui, assieme ai responsabili del comitato promotore, ha partecipato anche il presidente dell'ASI, Roberto Loi. Ma di quello che si preannuncia come uno dei grandi eventi della prossima stagione avremo modo di parlarne più ampiamente in futuro. Cresce, anzi raddoppia, Storici del trasporto nelle Tre Valli, il raduno per camion e autobus di importanza storica e collezionistica di Sala Baganza in provincia di Parma. La manifestazione, pur essendo solo alla seconda edizione, ha dimostrato di essersi già ritagliata il suo spazio tra i grandi appuntamenti del settore. Infatti, la crescita non è legata solo al maggior numero dei partecipanti e alla qualità dei veicoli rispetto alla prima volta, ma riguarda soprattutto il programma, che si è svolto nell'arco di un intero weekend e non più di un solo giorno. Nessuna novità invece sotto profilo organizzativo, dove anche questa volta si è registrata una perfetta simbiosi tra il circolo camion storici Gino Tassi, le amministrazioni comunali di Sala Baganza e Verceto e la passione di Piero Gioldini, un collezionista di Sala Baganza che per primo ha acceso la miccia sull'importanza di una manifestazione rivolta a far conoscere e promuovere la conservazione e la storia del trasporto delle merci e delle persone. Il circolo Gino Tassi è il sodalizio federato ASI che ha curato l'aspetto motoristico, ovvero la partecipazione dei collezionisti e dei loro veicoli, che il primo giorno sono stati accolti a Sala Baganza e il secondo a Verceto. Il punto di ritrovo è fissato nella piazza antistante la Rocca San Vitale, con camion e autobus che vengono esposti davanti all'ingresso di quella che nel Settecento fu la dimora di Maria Amalia d'Asburgo, la moglie di Ferdinando di Borbone, duca di Parma. A porgere il benvenuto ai partecipanti interviene l'assessore allo sport del comune di Sala Baganza, Gabriele Carpena, un amministratore che sta dimostrando una grande sensibilità verso ogni settore del motorismo storico, come hanno confermato le sue parole. Abbiamo questi mezzi storici splendidi che vengono da tutta Italia, siamo molto fieri di averli e speriamo che sia una giornata splendida come quella dell'anno scorso e come spero quelle dei prossimi anni. La collaborazione delle istituzioni rappresenta una bella garanzia per il futuro della manifestazione che, nonostante questa si possa considerare la prima vera edizione dopo l'anteprima dello scorso anno, come dice Alberto Ceresini, vicepresidente del circolo Camion Storici. L'evento ha avuto un ottimo riscontro con grande soddisfazione. Devo dire che gli equipaggi sono stati numerosi, sono venuti da diverse parti d'Italia, anche da regioni molto lontane, la Puglia, la Campania, il Veneto, il Piemonte. Siamo riusciti a dare risalto a quello che sono le caratteristiche principali del nostro territorio. E nella Food Valley, l'espressione culturale del raduno, non poteva trascurare due delle grandi eccellenze gastronomiche che contribuiscono alla fama dell'Italia nel mondo, il prosciutto di Parma e il parmigiano reggiano. In entrambe le occasioni, i partecipanti, nel pieno rispetto delle regolamentari norme igienico-sanitarie, hanno potuto conoscere le fasi di lavorazione sino alla stagionatura. Peccato che la mancata coincidenza con l'orario della raccolta del latte non abbia consentito di vedere applicate quelle che portano alla forma del parmigiano. Per raggiungere il prosciuttificio e il caseificio, che sono entrambi nel comune di Sala Baganza, la maggior parte dei partecipanti hanno approfittato della disponibilità di Cristiano Politi e dei 40 posti della sua autocorriera Fiat 682 125 RNL del 1955 e hanno così lasciato in disposizione i loro veicoli, riducendo il rischio di creare ingorghi e intasamenti sulle strade limitrofe. Al raduno ha preso parte anche un altro autobus che, come ci dicono Giuseppe Franco e Antonio Marchetta, siamo venuti da Salerno con un autobus del 67, è stata la prima esperienza.
ed è una cosa gradevole stare in mezzo agli amici del circolo in genere, scambiare opinioni e vedersi di tanto in tanto. Grazie a Parma e a voi tutti. Il veicolo dei due amici campani è il Fiat 314 del 1967, che è conosciuto anche con il soprannome di Bambolina per via della linea arrotondata e per le dimensioni ridotte. Equipaggiato con un motore a 6 cilindri da 5500 cm3, è lungo circa 8 metri e dispone di 32 posti a sedere. Un trasferimento piuttosto lungo l'hanno affrontato anche i soci del club di Martina Franca, che sono arrivati a bordo del loro Fiat 640 del 1951. Per tutti i partecipanti al raduno, comunque, la fatica di guida, anche se lo fanno con grande piacere, non è neppure a metà strada. Li aspetta il trasferimento a Berceto, lungo un tratto del percorso della celebre Parma-Poggio di Berceto, la gara che nel 1919 vide l'esordio agonistico di Enzo Ferrari. Questa volta in mostra non ci sono le auto, ma i camion e le due corriere. Anche se le condizioni meteorologiche sono prima incerte e poi inclementi, la lista dei partecipanti si ingrossa con qualche nuovo arrivo. Al gruppo, che nel frattempo sempre a bordo della corriera Fiat 682 si è trasferito per il pranzo a Corchia, una piccola località del comune di Berceto sull'Appennino Parmense, si è aggiunto anche Roberto Sarzani, presidente della Commissione Trasporti Civili dell'ASI, che nel porgere il saluto ai partecipanti ha evidenziato la bontà del lavoro fatto dal comitato organizzatore e l'importanza della sinergia con le istituzioni. Il raduno ormai è alla fine e si deve rientrare. I camion più vecchi, come il Lancia Esattau della seconda metà degli anni 40, è meglio trasportarli con la bisarca. Se poi è d'epoca, anche questa, come il Lancia Esagamma E, con allestimento tre assi Perlini del 1967, tanto meglio. Claudio Sintic, più conosciuto con il soprannome di L'Inglese, per via della sua passione e competenza verso il motociclismo anglosassone, improvvisamente ci ha lasciato. La sua perdita, amara e inconsolabile per la moglie Fernanda, i figli Andrea e Marta, i parenti e gli amici, lascia un segno profondo anche sulla storia della moto e dei suoi protagonisti, che con il suo lavoro di tecnico e di storico ha contribuito a far conoscere e apprezzare. Le sue conoscenze, la sua preparazione e le sue ricerche si sono concretizzate in due libri dedicati ad altrettanti modelli della gamma Triumph destinati all'impiego agonistico nelle competizioni riservate alle moto derivate dalla serie. Gare che nel secondo dopoguerra e sino agli anni 70 hanno suscitato grande interesse negli appassionati d'oltremanica. Il primo è sulla BC Lindica 500 nella versione Unit, cioè con il cambio in blocco, e l'ultimo, che è stato presentato in occasione dell'International Classic Motorcycle Show di Stafford, parla della speciale versione Traxton della Bonneville, ripercorrendone tutta la storia dal 1959 al 1965, quando insieme a Stincis si sono ritrovati anche molti dei piloti e dei tecnici che con questa moto hanno corso e lavorato. È stato proprio in questa occasione che abbiamo incontrato Sintic per l'ultima volta, facendoci raccontare come mai ha scritto ben due libri su delle moto inglesi. Da sempre sono stato soprannominato L'Inglese perché avevo la passione delle moto inglesi e quindi, visto che certe cose ho sentito parlare che non erano molto giuste, mi sono messo a ricreare la storia di questi due modelli che non sono molto conosciuti nel mondo Triumph, diciamo, cioè la 500, e pochi conoscono la storia, conoscono solo che Percy Tate è arrivato secondo dietro D'Agostini nel 1969, ma in realtà Percy nel 69 ha corso tante gare del mondiale. Bisogna sempre considerare che non era una moto ufficialmente Triumph, era fatta un po' di nascosto, e che lui aveva 40 anni mentre Agostini ne aveva 20. La storia continua che quando George, che è un noto preparatore che lavorava alla Boyer, mi ha detto: "Oh, che bello sarebbe fare un libro sul Bonneville". E allora, siccome io nella mia ricerca avevo conosciuto quasi tutte le persone che lavoravano alla Triumph e avevo parecchie informazioni sul Traxon, poi combinazione io ne ho uno che è l'ultima moto mai fatta dalla Boyer, perché il reparto corse della Triumph al momento lavorava sui Trident, il bicilindrico era stato abbandonato. E allora mi sono messo a ricercare la storia del Traxton. Io pensavo che ce ne fossero una cinquantina, invece 52 moto sono quelle
riconosciute ufficialmente come modello dalla Triumph. Tutte le altre erano modificate per le gare e siccome sul registro della Triumph venivano marcato Traxxon Specification, venivano chiamate Traxxon. Però in realtà il Traxxon, gli unici veri Traxxon, sono 52 moto che la Triumph ha fatto nel 1965 per ottenere l'omologazione per fare le gare di serie. Ha avuto delle difficoltà a scriverle in inglese? Non c'è stata nessuna difficoltà perché mio papà è andato in Kenya nel 68 per lavoro e io ho fatto le scuole inglesi, praticamente fino alla maturità l'ho fatta in inglese, quindi per me è più una prima lingua l'inglese e una seconda lingua l'italiano. Come è riuscito a far accettare agli inglesi che un italiano, anche se lo chiamano l'inglese, conosca piloti e moto anglosassoni meglio di loro? Più di loro non credo proprio, perché per esempio la persona che ho qui a fianco alla mia destra nessuno lo conosce. Io quando ho incominciato a scrivere giù i risultati saltava fuori il suo nome, Ken Buckmaster, da tutte le parti, ma non in Inghilterra, a tutte le 12 ore e le 24 ore che facevano in Europa. E poi è saltato fuori che lui era un pilota supportato dalla Triumph. La Triumph legava che lui fosse ufficiale, però lui praticamente era un pilota ufficiale. E ha corso prima col 500, poi col 650 e a fine carriera ha fatto qualche gara con il Trident, però non gli piaceva perché era troppo pesante. Non c'è due senza tre. A quando e di che cosa parlerà il prossimo libro? Me l'hanno già chiesto in tanti e lo so che non c'è il due senza il tre. Peccato che nulla si possa contro il destino. Farewell, l'inglese. Pesaro è terra di musica e di motori, due elementi che si sono amalgamati in occasione del Raid dell'Adriatico. Il raduno organizzato dall'autoclub storico Dorino Serafini, che è culminato in un'esibizione musicale fatta con i clacson delle auto di importanza storica e collezionistica dei partecipanti. Non certo il solito maleducato schiamazzo dei clacson suonati più per disturbare che per avvisare o segnalare, ma un vero e proprio concerto con tanto d'orchestra e di relativo direttore. Quanto abbiamo appena detto può sembrare strano e inconsueto, tanto che il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, intervenuto alla manifestazione, ha pensato che era uno scherzo. E invece si metteranno insieme due nostre grandi passioni e due elementi identitari di questa città. La musica, perché noi siamo la città della musica, la città di Rossini, siamo davanti al Teatro Rossini dove qualche minuto fa è finito un concerto. Ma siamo anche una terra di motori, quindi voglio ringraziare il club marchigiani che hanno organizzato questo raduno, voglio ringraziare il presidente Loi che è spesso qua nella nostra città con il quale stiamo portando avanti diverse belle idee, diversi bei progetti. E uno è stato sicuramente questo concerto insolito, in cui i Rossini Street Friends, diretti dal maestro Marco Mencovoni, e accompagnati da quella che è stata chiamata la Old Car Clacson Orchestra, hanno eseguito la canzone Primi Toni a 8 del compositore veneziano del 500 Giovanni Gabrieli. Il 25esimo anniversario della fondazione del club Nino Previ di Soresina in provincia di Cremona è stato celebrato con il raduno intitolato Moto da Gran Pregio e automobili centenarie in campagna. Nino Previ è stato uno dei pionieri del collezionismo nella zona e la manifestazione del sodalizio che gli è stato intitolato dopo la sua scomparsa ha voluto ricordarlo favorendo la partecipazione ai veicoli che gli erano più cari. Così, se a Soresina la sigla GP perde il suo abituale significato per assumere quello di moto da gran pregio, per le auto la scelta è caduta su quelle più datate e inconsuete. Il raduno, anche in relazione all'età delle auto e di numerose moto che hanno sconsigliato le lunghe percorrenze, si è svolto interamente a Soresina senza escursioni turistiche. E a questo proposito ricordiamo che la vettura più datata è stata una Peugeot modello 69 del 1905. La macchina, che è conosciuta con il nome di Bebè, è una 650 monocilindrica. Erano tante comunque le ultracentenarie a farle da damigelle d'onore.
Così, dopo l'esposizione dei mezzi nella piazza principale, con il sopraggiungere della sera, le auto con gli equipaggi in abbigliamento consono all'età della vettura hanno sfilato in passerella, dove sono state presentate agli appassionati e al sindaco Diego Vairani, intervenuto alle premiazioni e venuto a portare il saluto e il ringraziamento della città. E su queste immagini si chiude la puntata. Nel darvi l'appuntamento alla prossima, vi ricordiamo il nostro indirizzo www.epocachestoria.it per informarci sulle vostre iniziative ed essere sempre aggiornati su quanto avviene nel mondo del motorismo storico.